Emozioni, ricordi, lacrime di gioia. Il rientro per qualche ora a Venezia della ginnasta Daniela Moguran è stato come vivere un sogno ad occhi aperti, dopo quella splendida medaglia di bronzo conquistata con le farfalle nell'ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo, 40° sigillo della spedizione olimpica azzurra in Giappone. Tornare nella mia amata Venezia con una medaglia olimpica al collo mi rende veramente orgogliosa, perché mi fa tornare in mente i momenti di quando ero piccola che giocavo fuori in calle con i miei attrezzi e tutte le persone che passavano rimanevano affascinate e mi applaudivano, quindi mi fa pensare a tutto il percorso che ho fatto. Sono molto legata alla mia città perché mi ha accolta molto, molto bene a braccia aperte. Io questa medaglia l'ho vinta con la mia squadra, con le altre farfalle, e diciamo che come squadra la dedichiamo sicuramente alla nostra allenatrice, e invece io personalmente la dedico a mia mamma, che ha fatto moltissimi sacrifici, mi ha sempre aiutato, mi ha sempre supportato fino ad arrivare qua. E i prossimi obiettivi che mi pongo con la mia squadra sicuramente sono i mondiali a fine ottobre in Giappone e poi si vedrà, magari saranno le prossime Olimpiadi. Forse, ci rivela nella nostra intervista esclusiva, la rivedremo con la squadra azzurra delle farfalle anche sul red carpet della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica al Lido, un'altra piccola favola dentro un grande sogno sportivo che si avvera. Quando abbiamo visto che siamo arrivate terze, siamo esplose in lacrime di gioia che erano lacrime bellissime e veramente magnifiche. Molto probabilmente cercheremo di trovare il modo di vederci alla Mostra del Cinema di Venezia. Un grandissimo saluto ai telespettatori di Antenna 3.